Loro rappresentano la famiglia una volta il canto Berna, capo famiglia che è Flavio, Massimiliano, Leonardo, l'altro Leonardo, Diana e Federico. Questo è Bruno, lui scolpisce il legno, fa delle bellissime lavorazioni, adesso sta intagliando una Madonna, fa anche altri pezzi colorati, uno bellissimo che abbiamo visto anche sull'entrata della festa con l'indicazione della festa del Canedarlo. Quelli che seguono la pulizia della festa, che si chiamano Erika e Gabriele. Buon lavoro. Questo è l'angolo degli animali, la persona che segue è Federico. Questa è la sua asina, di nome? Gigia. Poi ha qua altri animali, le galline, le anatre. Quindi fa vedere quelli che erano gli animali domestici una volta nella società agricola del paese. Come vedete vuole benissimo alla sua asinella. Lui realizza o in vimini o in midollino cestini, gerle o anche materiali più rustici che una volta servivano in realtà per portare i materiali. Andiamo in un altro
un altro angolo particolare, qua siamo sempre in un angolo del bosco dove troviamo il micologo e l'esposizione degli animali del bosco. Le corna così non le perde mai, il maschio e la femmina. Invece i cervi lì, là ci sono le corna, sono perse praticamente. Vengono. Anche se non combattono fra maschi. Ciao Marco. No, praticamente ha l'estito che segue questo angolo è Sergio. Ti auguriamo un buon lavoro. Grazie. Ecco qui è l'angolo del micologo, il signor Pedretti. Ha esposti funghi buoni, meno buoni, raccolti nei nostri boschi nella giornata odierna, anche se in questo periodo è un periodo particolarmente scarso di funghi. Questo e questo prende pasta. No, questi qui lo spinello, io lo faccio gratuitamente. I migliori della zona sono tutti i porcini, questi finfono da minaccia questo giallo. A romperlo fa prosciutto di sangue. È ottimo questo fare, romperlo così, prosciutto di sangue e rosso. Ecco qua siamo arrivati nell'angolo dove vengono realizzati delle incavature nel legno che possono essere usati come vasi di fiori o come drain, che sarebbero delle specie di fontane dove si abbeveravano una volta. Nel mare del Canera lì col brode col ragù, se ciampa del prezzemolo e se lo tagli su, farina o pistigole, lucane che cos'è? Pambeggio senza migole e dog de forma e se fa barotole, de pangata, tre, quattro fregole, de hai pesta, na è da chicchera, de latte vin, ecco il cane lì, de noi metti. Signora Donatella, lei spiega come viene fatto il canedaro qua a Vigo Rendena. Esattamente. Allora si prende il pane, non troppo raffermo, e lo prezzemolo, la Luganega, lo speck, un pochino di mortadella che insaporisce, la nostra espressa e un po' di grana tremolo. A questo punto si ricomincia. Sorriso Marco. Maria e la Luigia, loro fanno lavori, qua stanno facendo della bigiotteria sempre con stili e in modo diciamo tradizionali come vengono realizzati una volta con prodotti nostri, lane e piccole perline. Corpo musicale di Vigo Rendena.
Sì, è pronto, è pronto. Va bene, presenta, ok, qua siamo nel cuore della festa del Canedalo. Il primo piano vediamo subito la signora Rita, che è la coordinatrice della cucina. Per quest'anno è l'ultima volta che fai Canedalo. Le donne hanno cucinato 5.000 canedali e ne verranno distribuiti circa 1.500 porzioni. Vedete, la signora Rita assaggia direttamente per accertarsi che sia buono. Il canedalo viene servito in tre sapori o in brodo di carne. Qua vediamo i canedali. Intanto vi ho detto che bisogna che aspetta che chiusa. Che sono pronti a essere buttati. Preparami tre cioccolini. Qui manca il canedale. Ecco, allora qua vediamo la distribuzione vera e propria. Qua vediamo i tre tipi di canedalo che vengono proposti. Uno è al brodo di carne, uno è al goulash e uno è al burro di malina. Tassativamente prodotti qualitativi, trentini, nostri e buoni. Grazie mille. Ciao, Pietra. Ci tendiamo. Qua chiediamo come è. Il sapore profumo è buono. Il profumo è buono, ma come quelli dell'anno scorso sono buoni. Sono speriamo che siano buona. Come quelli dell'anno scorso, allora. Bene. Per me è certo. Ok, grazie. Lei è una delle nostre miss. Ciao. Che ha detto anche lei alla distribuzione del canale. Tra i nostri ospiti ci sono anche persone che vengono da lontanissimo apposta per assaggiare i canedali. Adesso magari chiediamo loro direttamente come sono questi canedali, se sono buoni come anche belli. Che tipo di canedali avete gustato? Al goulash e al brodo. Come sono questi canedali? Sinceramente, Proviamo a chiedere anche alla signora che ha appena mangiato una conferma, perché due ne ho mangiati col burro e col burro, perfetto. Allora è già risposto.